In pratica sono appena andato fuori, come ovviamente si vede, e a provare la modalità notturna di Xiaomi, perché sapete, Xiaomi non è contenta se non copia a manetta, questo è chiaro. Ha introdotto questa modalità sulla sua ultima beta, ma siccome io uso la Xiaomi EU, anche se non faccio parte del programma beta, la ricevo lo stesso. Per vedere come funziona questa modalità, se non potete accedere al programma beta né volete flashare una ROM, potete guardare i test che hanno fatto i colleghi di tutto Android che assolutamente chiariscono la situazione. Però volevo capirci meglio io e ho praticamente preso il mio telefono e sono andato fuori, però mi sono portato anche il porting perfettamente funzionante della Gcam per Xiaomi Mi 8, funziona solo su Android Pie, quindi ho dovuto aggiornare, vabbè, ma chi se ne frega. Ho fatto un confronto tra foto normale, che vedete qui, che è ovviamente orribile, inutilizzabile, piena di rumore. Una foto fatta con la Night Mode, che in questo caso, vabbè, è venuto un pelo meglio, però ci sono situazioni in cui veramente fallisce miserabilmente, peggio della versione normale. E questa invece è la foto che ho fatto con la Gcam, che come vedete è impressionante. Ah, non vi basta questo esempio? Vabbè, mettiamoci i pelucchi. Questa è la foto normale. Assaporate la merda. Poi ho messo la night mode di Xiaomi e qui secondo me ha fatto peggio. Beh, poi vabbè, vedete voi. E per ultima la foto della Gcam, che ovviamente apre il culo a tutto. Ad occhio non si vede così tanta luce, quindi è un po' falsa in realtà. Però vabbè, fa stesso, insomma, quello che ci interessa a noi è fotografare il soggetto, magari che si veda qualcosa. Così sono andato nella peggior situazione che avevo nel mio giardino, cioè proprio nell'angolo. E appunto questa è una foto normale scattata con la Xiaomi Cam normalissima e poi arriva l'algoritmo di Google. Bene, che cosa volevo dire con questa roba? Che lo Xiaomi Mi 8, nella sua versione più conveniente, la versione normale, quindi non quella cagata lì del Lite o il Pro o l'Explorer o l'SE, è basicamente una copia dell'iPhone 10, chiaro, ok? E niente, è che per buttarsi avanti, insomma, avere anche loro la loro night mode, hanno sostanzialmente inserito questa cosa che non è una night mode, che non funziona, che è una beta totale, però non me ne frega un cazzo perché mo io vado a casa.